Ciao! Tra qualche giorno sarà Pasqua, si sta avvicinando il giorno di Pasqua e allora sicuramente avrete tantissime uova di cioccolato da aprire, tanto cioccolato da mangiare, ma nel frattempo, intanto che aspettiamo, perché non cantiamo tutti insieme una canzone appunto sul tema della Pasqua, nello specifico delle uova, non di cioccolato, ma sempre di uova. E allora, come spesso accade, cerco una canzone da poter cantare insieme a voi, ma difficilmente ne trovo una che mi piace, che mi soddisfi. E allora, come spesso succede, prendo una poesia, un racconto sul tema, in questo caso di Pasqua, e poi ci metto io la musica sopra, invento la musica. In questo caso ho preso questa bellissima poesia che si intitola La gallina pittrice. Volete scoprire di cosa parla? Allora questa storia, invece che leggerla, la cantiamo insieme. La gallina pittrice. C'era una volta mamma gallina, covava se uova seduta in cucina. Si schiuderanno dopo domani, l'ha detto il dottore proprio stamani. Lai la 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 la. Lai la 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 la. Ma il giorno dopo arriva un messaggio, le uova staranno chiuse fino a maggio. Si chiede allora la povera gallina, e io cosa farò 2 mesi chiusa in cucina? Dopo 2 giorni di noia e di terrore, decide di dare un po' di colore. Prende in mano matite, pastelli, tempere, gessetti e tanti pennelli. Lai la 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 la. Dipinge le uova e anche se è sola, assai si diverte, il tempo le vola. Ed ecco che arriva il 1° di maggio, si schiudono le uova, lo diceva il messaggio. Ma invece di tanti gialli pulcini, state molto attenti, cari bambini. Escono dal guscio come un treno, tutti colorati come un arcobaleno. Tutti colorati come un arcobaleno. Tutti colorati come un arcobaleno. Lai la 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 la. Vi è piaciuto questo racconto? Allora, visto che ancora non è Pasqua, appunto, oltre a cantare questa canzone, potete cantarla anche nei prossimi giorni insieme ai vostri genitori, ai vostri zii, ai vostri nonni, ai vostri fratelli, ai vostri amici. Potete fare anche questo piccolo lavoretto di Pasqua. Vi lascio un piccolo tutorial per decorare in modo creativo le uova per il giorno di Pasqua. Le uova, ripeto, non di cioccolato, ma le uova quelle vere che tutti conosciamo, le uova della gallina, appunto. Fate anche voi come la gallina pittrice. Mettete la vostra creatività all'opera, ok? Vi lascio appunto questo tutorial, questo brevissimo tutorial, e poi ci vediamo prestissimo, alla prossima. Ciao!